Chi vive nelle Marche vive più a lungo. A dirlo sono i dati che segnano un aumento dei marchigiani ultracentenari nel giro di 20 anni. Oggi sono più di 500. Perché? Le regioni Marche sono una grande regione rurale e una grande regione di longevità attiva, grazie anche all'agricoltura e grazie allo star bene nelle nostre campagne e nei nostri territori, grazie al nostro buon cibo, grazie alla nostra bella salvaguardia del territorio. Infatti il 66% del territorio marchigiano è gestito dalle imprese agricole che assumono così un ruolo non solo economico. Ma vediamo qualche dato sugli ultracentenari che vivono qui. Le Marche sono al primo posto tra le regioni più longeve. Gli uomini marchigiani hanno una media di 80,4 anni e si piazzano davanti a Trentino e Toscana. Tra gli ultracentenari 4 su 5 sono donne. La provincia con il maggior numero di persone che ha oltrepassato il secolo di vita è quella di Ancona, con 165 ultracentenari. Poi Pesaro Urbino, 127, Macerata, 103, Ascoli Piceno con 63 e infine Fermo con 49. La longevità c'è nelle Marche, l'abbiamo dimostrato con i numeri, ma per dare anche a questa classe di pensionati che sono veramente attivi, un'evoluzione nel fare, nel renderli attivi nelle nostre aziende agrarie, perché molto spesso gli orti per anziani che le amministrazioni comunali mettono al centro di certi progetti sono di fatto un palliativo. I nostri pensionati nelle nostre aziende agrarie continuano a lavorare e a sentirsi vivi ed attivi. Vivere a lungo è possibile anche grazie ad un'alimentazione sana. Passa da qui l'accordo che la Coldiretti ha stipulato con le aziende Pasta Ghigi e Barilla. Questo progetto ha 100% grano italiano, senza OGM, quindi è firmato dai nostri agricoltori che ci mettono la faccia in queste produzioni. Grazie a questo progetto siamo riusciti anche con contratti con Barilla a portare avanti dei contratti importanti su una pasta sempre 100% italiana con Voiello. E quindi del valore aggiunto per i nostri imprenditori agricoli che seminano grano aureo e che quindi trasformano, viene raccolto e trasformato per la pasta 100% italiana. In campagna vivono e lavorano sempre più giovani. Non potevamo non raccontare la affascinante storia marchigiana di Paolo Guglielmi, che da broker è diventato agricoltore sociale. 28 anni, oggi è il presidente dei giovani di Coldiretti Marche. Secondo me uno dei motivi principali che noto costantemente quando incontro i giovani agricoltori della loro forza è che molti di loro provengono da altri settori, hanno fatto altre esperienze di vita e questo per loro è un sogno che si avvera e quindi ci credono nel profondo del cuore e quindi non volendo che questo sogno si spenga lottano con tutte le loro forze per fare in modo che si realizzi, ma prima di tutto che per una soddisfazione reddituale, per una loro voglia e felicità. Alla domanda se si fosse mai pentito della scelta fatta, lui risponde. Assolutamente, io devo dire che qualche mese fa, anche a causa di problemi privati, ho avuto qualche dubbio, ma in questo momento sono veramente felice della scelta che ho fatto 5 anni fa e la rifarei con grandissima gioia. E il matrimonio tra giovani e agricoltura sembra funzionare. In Italia più del 7% dei titolari di impresa ha meno di 35 anni. Tra queste imprese circa il 70% opera in attività multifunzionali, gli agrinido, le fattorie didattiche o la vendita diretta dei prodotti tipici. Tra questi c'è Maria Letizia Gardoni, la nuova leader di Coldiretti Giovani Impresa. 25enne di Osimo, ha iniziato a 19 anni coltivando ortaggi per l'industria e ora si dedica al macrobiotico.